E la riqualificazione dei borghi passa per l'economia di comunità. Castel del Giudice, incontro proprio sulla tematica importante, rivalutare le proposte e rinnovare la crescita del paese. Ma sentiamo le considerazioni del sindaco Lino Gentile. Sindaco, la 3 giorni di Castel del Giudice questa volta è molto molto importante, forse più delle altre, perché si parla di un'aria che voi respirate già da parecchio. Beh, siamo onorati di ospitare questa 3 giorni molto piena, molto interessante, una 3 giorni in cui si discute delle migliori pratiche portate avanti nelle aree rurali del paese, le migliori esperienze al servizio di un'economia nuova, di un'economia della comunità, dell'economia della partecipazione, un'economia della consapevolezza delle grandi opportunità che le aree interne hanno. Noi abbiamo ascoltato delle testimonianze di cose davvero interessanti in comuni anche più grandi di Castel del Giudice e sono riusciti a fare un gioco di squadra, per esempio il sindaco di Biccari. La comunità che diventa protagonista nella fase della implementazione di progetti di impresa, ma anche nella fase della capacità di usufruire i frutti che l'impresa mette in campo. Però una condizione qua non è l'unione che deve regnare nel comune. Guai, mai da soli non se la si fa. Ecco, io nel mio piccolo intervento ho messo in evidenza che le cooperative di comunità, ma le imprese di comunità, sono la terza via rispetto alle imprese capitalistiche, da una parte, le imprese collettive, le imprese pubbliche dall'altra. Ecco, però c'è bisogno dell'unione, c'è bisogno della coesione, c'è bisogno della consapevolezza e della condivisione. C'è bisogno di un promotore, il sindaco da una parte, ma chi altro dovrebbe partire? Ma nei piccoli comuni, dall'interno è il comune, non il sindaco, è il principale soggetto di sviluppo economico. Si mette intorno al campanile del paese e il comune ha la sua funzione, assolutamente, perché più degli altri legge le problematiche e più degli altri può proporre soluzioni. I nostri comuni, i nostri sindaci sono preparati? Ma assolutamente sì. Tutti quanti, se sono stati eletti, hanno la forza, le capacità e anche una visione per il futuro della propria comunità. Lo sforzo è quello di alimentarsi le esperienze degli altri. Queste 3 giorni sono straordinari perché sono uno stimolo continuo a fare di più e meglio della propria comunità. Molte volte non c'è bisogno di inventarsi cose nuove. Forse molte volte bisogna avere l'umiltà di copiare, di prendere spunto da esperienze che sono state già rifatte e magari anche di migliorarle, di prendere spunto anche delle cose che non sono andate bene nel verso giusto. Ecco. Copiare, prendere spunto è un lavoro che già comincia con metà dello sforzo, bisogna completarlo. I fondi ci sono. Ma non è un problema, ho sempre detto che non c'è problema di risorse, certamente è un problema economico importante. L'importante è avere la capacità di portare avanti progetti che sono capaci di soddisfare dei requisiti. Le risorse finanziarie arriveranno, puoi perdere un giro, ma poi alla fine le risorse arrivano, europee, regionali, comunitarie. L'importante è avere in mente un progetto, che sia un progetto che produca risultati concreti.